final day. Stay in bed, drift away. It could have been our songs in the street. It was nearly complete, it was nearly so sweet. And now I'm singing three lines on the shirt. Jewels remain still gleaming. About football coming home, and then one night in Rome, we were strong, we had grown, and now I see it's ready for war, guys are good as before, Shearer is certain to score, and Psycho screaming, three lines on the shirt, Jules Rimet still gleaming. Cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios sin casa por un día. Sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Sento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos, y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.
Buon pomeriggio a tutti da Radio Roma Futura.it, qui da Villa Gordiani, il primo grande studio rinnovato, in attesa che l'altro venga ancora rinnovato, Club de Football. Parliamo di nazionali, Massimo Organta che vi parla, e con me in conduzione un saluto a Federico e il Pampa Sozio. Buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera a te Max, e finalmente ce l'abbiamo fatta, sono anch'io qui in studio pronto su ogni commento interessante della giornata e non. Beh, insomma, finalmente dopo un mese di grande vacanza, insomma, però insomma, è stato determinante per il successo di questa trasmissione. Non lo dico io, ma lo dicono gli ascolti, quindi... Beh, allora, fa sempre piacere, perché comunque, ecco, essere seguiti e ascoltati da compassione a noi fa sempre piacere. Quindi ci rimmergiamo ancora una volta in questa atmosfera calcistica e tutto quello che riguarda il mondo del calcio, e chissà che magari, ecco, che i nostri ascoltatori non rimangano ancora una volta a bocca aperta di fronte a tante notizie e tante opinioni che, insomma, noi cerchiamo sempre di dare il meglio su ogni notizia della giornata. Esattamente, Club, oggi, insomma, lunedì 8 settembre, il palinsesto di Radio Roma Futura ritorna a essere praticamente ormai quasi completo, e anche, caro Federico, rinnovato, perché insomma Club de Football andrà in onda quasi tutti i giorni della settimana, e come contenitore
ingloberà anche tutto quello che riguarda non solo il calcio di Serie A, il calcio internazionale, ma anche il calcio locale, e insomma anche parlare di quello che poi tu e tanti altri nostri ascoltatori fate, come il calcio a 5 amatoriale. Sì, perché ecco, ricordiamo infatti la squadra che seguiamo noi qui su Radio Roma Futura, che è il Borussia Roma. Tra l'altro salutiamo tutti gli appassionati del futsal, del calcio a 5, e rinnovo infatti l'appuntamento, anche perché ormai stanno per ricominciare insomma le stagioni nei vari ambienti romani e nazionali di tutto quello che riguarda il calcio a 5. E anche il Borussia Roma ricomincerà proprio questa settimana, da partire da giovedì, l'allenamento, ovvero la preparazione proprio per la prossima stagione. E ricordiamo anche la puntata di 5 contro 5, dove seguiamo appunto il Borussia Roma in quanto tutte le partite, tutte le emozioni varie del campionato, e si partirà subito dalla Supercoppa, che sarà già a fine settembre, inizio ottobre. Esattamente, però noi cominciamo invece dalle nazionali, caro Federico, perché questo è stato un weekend dove il calcio dei club si è fermato, tranne ovviamente le serie dei campionati più importanti, le serie inferiori, e si è giocate le prime amichevoli, dove la nazionale di Conte ha fatto subito una buona impressione a Bari, vincendo 2-0 con le reti di De Rossi su rigore, e poi di Immobile contro i terzi, no, arrivati al mondiale brasiliano, cioè l'Olanda. Però il calcio vero, quello che conta delle qualificazioni Euro 2016, sono cominciate ieri. Allora io ti do un po' di risultati, perché continuano, sì, anche oggi e domani, ritorna la nazionale italiana. Allora, la Danimarca ha battuto l'Armenia 2-1, l'Irlanda è andata a vincere in Georgia 2-1 con una doppietta del gol del giocatore più probabilmente migliore che ha in questo momento, cioè una doppietta McGady, che è giocatore del centrocampista